Le scelte di Colombo, confermate le nostre anticipazioni, Palmiero, Play, Kraja, Mezzala, Jabouá, squalificato davanti, torna tra i titolari, l'ex Cupone a completare il reparto, il confermato De Sogus, Lescano, altro ex, Potenza ancora a caccia del primo successo, Siviglia deve rinunciare a Gyanfi, infortunato, al suo posto Polito, figlio di Ciro, ex biancazzurro, DS del Bari, nel cuore della difesa rientra Matino in coppia con Girasole, a centrocampo Laribi e Sandri, preferiti a Steffè e Talia, davanti un solo ex in campo, Di Grazia con Volpe e Caturano, Del Sole non al meglio, sarà leggermente infortunato nella partita di Coppa contro la Virtus Francavilla, parte dalla panchina, eccole qui le fasi iniziali del match, un campo sintetico molto veloce e quindi insidioso per le squadre avversarie, il colpo di testa di Lescano, poi ancora Lescano che riceve un assist praticamente di Polito, il suo destro, la palla che sfiora la traversa della porta difesa dal giovane Gasparini, classe 2002, scuola udinese, ancora Pescara che lotta su questo pallone, la difesa lucana non riesce a liberare, a spazzare Caparbio Kraja e poi la deviazione che mette in movimento Lescano, la deviazione naturalmente involontaria, un rimpallo e Lescano ne approfitta, è stato molto cinico Lescano, Facundo Lescano, uno degli ex di questa partita, aveva giocato nel Potenza da gennaio a giugno 2019, 4 gol in 17 partite, il destro secco da distanza ravvicinata, nulla da fare per l'estremo difensore del Potenza Gasparini, 200 i supporters del Pescara al seguito dei propri beniamini, dunque al sesto si mette benissimo la partita, inquadrato Alberto Colombo e può partire in contropiede Lescano, guardate Lescano avanza palla al piede, sbilanciata la difesa del Potenza, si arrabbia Lescano, ne ha ben d'onde perché opta per il tiro fuori misura, Cupone che è l'altro ex, tra l'altro amatissimo dai tifosi del Potenza lo scorso anno, 8 gol in 14 partite, la sterzata di De Sogus direttamente sul rinvio di Plizzari e poi si sbarrisce all'atto del dunque, ha mandato al barco, mi si suol dire in gergo, il suo dirimpettaio Polito, ripetiamo ancora una volta, figlio di Ciro, di DS del Bari, ex portiere del Pescara stagione 2006-2007, il gol del Potenza sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Di Grazia, il migliore della squadra di Siviglia, la spizzata all'altezza del primo palo di Caturano che è stato dominante nel gioco aereo e poi il colpo di testa è stato lasciato colpevolmente indisturbato dalla difesa biancazzurra di Matino, maglia numero 5, secondo gol in questa stagione per il difensore classe 98, torna tutto in parità quando il Pescara aveva iniziato molto bene la partita, nel primo tempo in realtà dopo il gol il Pescara ha subito l'aggressività dei padroni di casa, siamo sempre nel primo tempo, il calcio d'angolo di Palmiero, il tentativo di testa operato da Brosco con la palla che termina distante rispetto al palo sinistro della porta, difesa da Gasparini, l'errore di Matino, poi il pallone riconquistato da De Sogus, Cupone, il taglio ispirato magistralmente da Lescano, 2-1 Pescara, Cupone, altro ex della gara che non esulta in segno di rispetto nei confronti dei suoi ex tifosi, guardate la palla splendida di Lescano, ma anche molto bravo Cupone a fare questo taglio dopo il recupero palla alto di De Sogus, ma grandi errori da parte della difesa lucana, sfruttati alla perfezione dal Pescara, 46esimo del primo tempo, in pieno recupero, dunque il Pescara rimette la freccia, ancora inquadrata la tifoseria biancazzurra, circa 200 i supporters al seguito dei propri beniamini. Il secondo tempo comincia così con Volpe, il tiro deviato, la palla sfiora il palo destro della porta difesa da Plizzari, inquadrato Armini che era entrato in corso d'opera al posto di Polito, piuttosto incerto in questa partita, ma in realtà l'autore del tiro era stato Volpe. Poi Di Grazia viene fermato da Kraja, ci prova il numero 20 della squadra di casa, Laribi, ex Novara, la palla termina al lato, insomma aveva controllato senza problemi la traiettoria il portiere del Pescara Plizzari, poi lo scambio tra gli avanti del Pescara, guardate, nasconde il pallone al suo dirimpettaio Cupone, il suo destro, la palla che scheggia la traversa della porta difesa da Gasparini, c'è anche una buona dose di sfortuna per Cupone, l'ennesimo legno all'inizio di questo campionato, aveva fatto una gran giocata e poi ancora il Potenza che naturalmente ci crede, il punteggio ancora in bilico, ci prova Steffè e poi il tap-in
che viene cestinato da Del Sole, cresciuto nel Pescara a pochi passi dalla porta difesa dall'esterno difensore Plizzari. Dall'altra parte Cancellotti, il suo destro viene deviato oltre la traversa dal portiere Gasparini, dunque il Pescara prova a chiudere la partita e c'è il contropiede con il Potenza tutto sbilanciato, Crecco è entrato in corso d'opera, lo scambio con Lescano, l'assist, il gol di Crecco, bentornato Luca Crecco, classe 1995, dopo oltre 5 mesi vissuti ai margini per un grave infortunio alla rotula, 95esimo, Potenza 1, Pescara 3, e questo è il gol che fissa il risultato definitivo. Il Pescara dunque vince per la prima volta nella sua storia a Potenza, non c'era mai riuscito, 4 vittorie in altrettante partite giocate lontano dall'Adriatico. A Potenza, Pescara batte Potenza 3-1.